necessario a sottolineare. Monsignor Petassi è nato a Treviso, ha vissuto molto tempo a San Lazzaro, per moltissimo tempo, qui vive ancora molto, qui c'erano sua famiglia, suo padre, sua madre, la famiglia, tutti i fratelli, qui vivono ancora molti dei suoi fratelli, dei suoi nipoti. Qui nel 1946 o 1947, se non sbaglio, celebrò la prima messa. Qui ritorna spesso per incontrare ancora i suoi familiari, i suoi fratelli, i suoi nipoti, i suoi confratelli. E spesso lo abbiamo qui sempre, il 17 di dicembre, giorno di San Lazzaro. Monsignor Petassi è laureato in teologia a Roma, in filosofia alla Statale di Bologna, ad honoris causa in scienze politiche alla Statale di Torino, è stato assistente della FUCI e della Sede Cattolica di Bologna, ha partecipato a tre sezioni del Concilio Vaticano II, il più giovane vescovo presente al Vaticano II, protagonista della maggioranza consiliare, progressista, coordinata dal cardinale Giacomo Mercato e da Don Giuseppe Tossini. Monsignor Petassi, negli anni 70, se la memoria non mi tradisce, è stato anche autore della famosa lettera a Berlinguer, con la quale auspicava un rinnovato e fertile dialogo fra i cattolici e i laici. Dopo quella lettera, qualche mese dopo, nacque il compromesso storico. Vescovo ausiliare di Lercaro a Bologna, dal 66 al 99 vescovo di Ivrea, dal 66 all'85 presidente italiano e poi internazionale della Pax Christi, molti saggi, infiniti, l'elenco lunghissimo, cerchiamo soltanto per comodità di tempo, perché sennò, ma sono tutti saggi di grande interesse, coinvolgente. Ci siamo solo gli ultimi due, anticlericali e clericali, dal risorgimento italiano alla non violenza del 2006, edito dai tipi della De Ogni Anno di Bologna. E chi crede in Cristo sarà salvo, Cittadella 2007. Questa è la biografia, questa è la ragione per cui noi oggi siamo qui a parlare di questo importante libro, Un dialogo con il lontano. Ma prima di dare la parola alla professor, al dottor Santelli, vorrei porre io una domanda a sua eminenza intorno ad un argomento trattato ampiamente nel libro: solidarietà intesa come carità o carità intesa come solidarietà. Ma più che una domanda, eminenza, è una testimonianza. Forse un laico, molto laico, direi che è quasi una confessione. La nuova soluzione. Ma, allora, io, mio di solidarietà, da sempre sono impegnato, per dirla con un termine acutissimo, molto in uso nel politichese, nel sociale, da sempre. Ho donato il sangue, non lo faccio studesse perché mi avvio verso tanti lustri, possibile farlo, ma l'ho fatto per 60 volte, la donazione della mia vita. Non solo, mi sono impegnato a lavorare nell'AMIS per 30 anni, avendo anche delle responsabilità a livello nazionale, che mi hanno impedito in un certo qual modo un avanzamento di carriera, perché ero sempre impegnato in queste cose, allora cioè, i miei padroni, tra virgolette, diciamo, insomma, ecco, non è che puoi andare avanti quando tu sei via per parlare, per il dolore del sangue. Ecco. Tuttora mi adopero nel sociale, nei centri, per esempio, come e faccio anche delle, per me, necessarie opere di misericordia, per visitare i miei amici malati che non stanno bene. Ho sempre onorato, credo, la famiglia e i figli. Ho sempre onorato il padre e la madre. Tuttavia, a differenza di Mimì della Bohème, che non va sempre a messa,
ma prego salvi il Signore, io non vado fatto a messa e prego poco il Signore se non arrivo poco. Cioè, comunque. Però ho un grande rispetto, un'ammirazione per i cristiani, per i cattolici, soprattutto per i cattolici impegnati nel sociale, per quelli che si occupano delle missioni. Ho un'attenzione particolare, io ho rispetto, tanto è vero che il mio è un patrimonio religioso, i miei figli sono battezzati. Quindi, per concludere questo mio proemio molto personale, direi che do molto a Cesare, alla società, e non troppo a Dio. Sono laico, o sono laico cristiano, o sono un agnostico devoto. Veramente, io vorrei che lei mi illuminasse intorno a questo, i miei dubbi, che non hanno niente a che fare con quelli di Amleto, ma insomma mi tormento, lui mi danno, più che tormentarmi, mi danno così da pensare a volte. Io naturalmente vado in chiesa, osservo, sono molto, ripeto, rispettoso, ma a differenza di lui vado poco a messa. Vorrei a questo punto, o mi fermo qui, però se no avrei anche due altre cose, non vorrei parlare molto tempo. Beh, io mi fermo qui, poi casomai se c'è tempo ne voglio parlare ancora della laicità. Però mi fermo a questo punto e insomma sarei così. Intanto l'ho detto prima, più che una domanda da antico giornalista, pensionato ormai, è una testimonianza e quasi una confessione. Grazie. Adesso la parola al dottor Marco Massante. Buonasera a tutti. Per prima cosa io vorrei porgere un saluto particolarmente doloroso, cordiale, con la stima e l'affetto che si deve a una, un nostro concittadino in quanto persona che condivide tanta parte della nostra esperienza umana e sociale, quella che attiene alla vicenda della comunità di San Lazzaro, come Monsignor Luigi Bertazzi. Credo che sia un momento non privo di un certo significato per questa sala gremita, per il clima che avvertiamo. E, insomma, bisogna che le parole vengano espresse anche in un registro che sia capace di restituire il senso dell'incontro e l'ascolto che voi state garantendo con una certa partecipazione. Insomma, è un'occasione che non va sprecata anche per capire qualcosa di noi, dal punto di vista di ciò che ci interessa del percorso umano e pastorale di Monsignor Bertazzi, ma che ha molte cose da rivelarci, e questo libro in parte ci aiuta a comprendere meglio. Dirò in premessa che è una riflessione su fede, speranza, carità, obbedienza, povertà, castità, riesaminate alla luce di un tentativo particolarmente felice di stabilire una relazione fertile tra l'idea di una perfezione religiosa e l'idea di una perfezione umana, gettando un ponte, il ponte della scommessa dell'esperienza vissuta dal Monsignor Luigi Bertazzi, di dirsi, di proporsi come un ponte tra gli uomini e Dio. Qui è anche la professione di fede
della laicità del vescovo. Naturalmente vi è un aspetto tutt'altro che rilevante nel tessuto del libro sotto profilo dell'autobiografia. È una rivisitazione del percorso nella quale vi sono dei punti di tensione emotiva, etica, che hanno a che vedere anche con delle criticità, delle difficoltà che potremmo meglio riesaminare. Vi è uno sguardo gettato con qualche luce, qualche profondità sulla vicenda, lasciatemi dire, bolognese, poi dirò meglio in che senso, anche con aspetti inediti o recuperi di questioni che non sono ancora del tutto rischiarate sotto il profilo della partecipazione del movimento cattolico ed ecclesiale alla vicenda specifica del Concilio Vaticano II, con una puntualizzazione imperniata sul rapporto tra il Cardinale Arcaro e Don Giuseppe Dossetti, e vi sono anche, e vi è anche un tema che sta tra l'adesione al ruolo e, diciamo, il tema dell'obbedienza, intendendo con ciò una vicenda tutt'altro che agiografica, nel senso di un percorso che si addice alla vulgata della funzione pastorale strettamente intesa. Certo, vi è qualche cosa che ha a che vedere anche con noi, sia nel rapporto con Bologna, sia anche nella radice specifica gettata dalla famiglia dei Tazzi in San Lazzaro, e vi sono anche rimemorazioni di un tempo che fu molto legato alla casa dei Boriani, sulla quale ci ha aiutato a capire qualcosa di più lo stesso Giovanni dei Tazzi, in riferimento al fatto che lì c'è il sorgere della stessa vicenda istituzionale del nostro comune nel 1828, e su questo forse c'è una riflessione che io adesso non voglio proporre, ma che meriterà di essere ripresa. In parte il convegno della fine del 2008 che ha curato Berto Romani ha gettato qualche luce, nel senso che in quella casa i Bettazzi, in quella casa la vicenda del nostro Consiglio Comunale, in questo palazzo, l'istituzione pubblica, ma anche la radice, nella sussidiarietà che attiene a questa estrema apertura della nostra comunità verso l'ospitalità di chi ha bisogno, di chi aveva bisogno, colpito da una malattia terribile, quindi una visione di assistenza, di cura, di carità. Le due cose non sono così separate, così come non lo sono nella riflessione di Bettazzi, cioè la laicità è un umanesimo che ha molto a che vedere con un aspetto insito nella vicenda cristiana dal punto di vista di una secolarizzazione che ha a che vedere con la partecipazione, no, di Gesù alla vicenda umana. Credo che la croce, da questo punto di vista, sia il segno che è fondativo di questa duplicità di perfezioni divina e umana sulla quale tesse il filo del racconto, sempre e nuovamente ripreso, Luigi Bettazzi. Ora, dicevo, c'è un punto che ci interessa anche in riferimento alla vicenda della famiglia. Vi è un legame che viene dal babbo all'azione cattolica. Il babbo considerato da Luigi un antico popolare con una certa attitudine
una certa irrequietezza verso il regime del ventennio, anche con qualche conseguenza dal punto di vista della devastazione dello studio da ingegnere che condivideva con un avvocato fratello del notabile socialista Amedeo Lombardi. Già ha detto Cesare Bianchi, gli studi superiori di teologia a Roma dal 1942, nel 1945 di nuovo a Roma per riallacciare i contatti con il seminario, il 16 luglio del 1946 l'esame di licenza in teologia, l'ordinazione sacerdotale il 4 agosto, festa di San Domenico, la chiesa parrocchiale spiega che tardi di San Lazzaro era stata distrutta da un bombardamento aereo, la nuova chiesa non era ancora terminata, fu così che la prima messa nel paese, nella nostra comunità, fu celebrata nei corridoi d'ingresso del municipio che opportunamente attrezzato fungeva allora da chiesa parrocchiale. Insomma, vorrei insistere su questo aspetto di un bene comune che ha a che vedere con la spiritualità, ma che ha a che vedere anche con lo spazio del discorso pubblico, inteso come incontro con l'altro, inteso come dialogo con i lontani, considerati da Luigi Bettazzi i cattolici non praticanti, ma in un'estensione che si irradia fino a tentare di coinvolgere nel discorso e nel confronto anche i non cattolici, e poi vedremo in modo particolare la vicenda relativa al segretario del Partito Comunista, Enrico Berlinguer. Quindi di nuovo a Roma, l'anno di laurea in teologia, tesi con un teologo olandese, il gesuita professor Tromp, ricerca sulla distinzione tra fede e conoscenza, la passione per la montagna, la scalata della Marmolada che gli procura una disavventura, scarponi presi a prestito, carta da imballaggio mio ripiegata sotto la tonaca, quindi pleurite, è un anno di permanenza a casa. Nel 48, come sappiamo, un anno cruciale nella vicenda politica italiana, in uno scenario che inaugura definitivamente la guerra fredda, quella che ha pesato come una cappa sul continente fino al 1989, poi per fatti anche un po' occidentali, uno sgretolarsi dei blocchi, un venir meno della Repubblica Democratica Tedesca, una sapiente regia che incrociò l'azione di un ministro degli esteri come Genscher insieme al cancelliere Kohl, capaci di interloquire con Gorbaciov e Shevardnadze, insomma si determinò una condizione che ci ha consentito di superare quella vicenda con effetti che hanno sprigionato energie nuove e nuove prospettive anche nel nostro paese per un quarantennio imbrigliato in quella logica. Ecco, c'è un punto che merita di essere nei fili che vengono tessuti dal discorso, c'è un punto che merita una particolare evidenziazione ed è una dichiarazione del giovane Bettazzi di clericalismo e dimostrazione di come questo clericalismo sia stato superato attraverso tre prove di laicità, che sono lo studio della filosofia, a cui Bettazzi si richiama non sempre con compiacimento, intendendo con ciò sottolineare l'aspirazione a poter meglio approdare al soglio della vera e propria teologia. Comunque la filosofia come prova di laicità insieme alla Fucci e ovviamente al Consiglio che assume una parte centralissima nel libro, così come in tutta la riflessione bettaziana consegnata alla sua bibliografia. Gli studi all'Università di Bologna con professori che giusto ricordare Saitta Poggioni, la tragedia di Oggioni che forse qualcuno ricorda, Battaglia che è stato rettore, Moretti Costanzi, personaggio complesso, di cui al quale tuttavia Bettazzi dedica parole di rispetto. Intanto dice Bettazzi era giunto da Ravenna con l'arcivescovo Monsignor Giacomo Delcaro, che gli affida l'incarico di occuparsi dell'assistenza della Fulci insieme allo studio della filosofia. Quindi l'incontro con Giuseppe Dossetti. Dossetti è un punto che forse
banale, su quale è banale spendere, diciamo, troppe parole, però è un punto nevralgico. È un punto nevralgico dal punto di vista di quella perfezione o di quelle perfezioni che dicevo. Padre costituente, siamo alla vigilia del 25 aprile, siamo all'indomani del 31 aprile, giorno della liberazione di Bologna e della stessa comunità di Salvatore, in un destino comune, ma Dossetti anche padre in qualche modo, compartecipe del Concilio Vaticano II. Adesso ci sarà chi con competenza, pertinenza, appropriatezza, l'adeguato approfondimento potrà riprendere questa questione, ma certamente qui è un punto che ha molto a che vedere, per fare ricorso a un'espressione un po' semplificata, con Bologna. Ha molto a che vedere con Bologna, ovviamente a vedere con quel crogiolo di questioni che stanno dentro la vicenda dell'esperienza di Vercaro come cardinale. Ecco, su questo c'è un punto, io mi limito a illustrare questo punto relativamente a Dossetti. C'è un punto che Bettazzi riprende, che costituisce anche qualche cosa di accattivante dal punto di vista della notizia. È una cosa che ha ripreso anche Giovanni Galloni nel libro 30 anni con Moro, ed è una tesi ardita che io non mi permetto di giudicare, che consegno alla vostra attenzione e che meriterà ulteriori riflessioni e approfondimenti. Dice Bettazzi, alle pagine 64-65 del suo libro, pare addirittura che il cardinale Vercaro avesse chiesto al Papa di avere come successore sulla cattedra di San Petronio proprio Don Giuseppe Dossetti. Il Papa rifiutò fermamente, ma Don Dossetti rimase vicario generale fino all'arrivo di Monsignor Poma. Ecco, su questo voglio tornare alle parole di Giovanni Galloni, che a pagina 140 scrive: Moro continuava ad avere con Montini, anche dopo che era diventato Papa, rari ma segretissimi incontri. È possibile comunque che Moro sia stato informato dell'iniziativa presa dal cardinale di Bologna Vercaro subito dopo il suo rientro a Bologna, e gli aveva nominato provicario Giuseppe Dossetti, suo consigliere al Concilio Ecumenico. Di lui aveva subito dopo chiesto che il Vaticano gli riconoscesse il diritto di essere nominato suo successore, dato che Bologna era sede cardinalizia. Ciò significava che Dossetti sarebbe potuto divenire cardinale di Bologna e conseguentemente aspirante quanto prima alla elezione a Papa. Qui Galloni è un po' sbrigativo, effettivamente. Probabilmente ci sono molti passaggi e molte questioni da considerare con più cautela. Aggiunge Galloni: Vercaro era convinto che Dossetti avesse delle possibilità di essere nominato Papa per la grande popolarità raggiunta durante il Concilio, possibilità confermate dall'elezione subito dopo la morte di Paolo VI del Papa Luciani, con il nome di Giovanni Paolo I, che aveva sostenuto la tesi di Dossetti alla fine del Concilio sulla povertà della Chiesa. Su queste tesi si era formata una maggioranza, specie tra i cardinali del Sud America, dell'Africa e di una parte dell'Europa, ma la Curia Romana respinse la proposta come troppo ardita, e un anno dopo l'omelia del cardinale Caro, tenuta il 10 gennaio 1968, nella prima giornata della pace, il cardinale di Bologna era costretto alle dimissioni e Dossetti rientrava definitivamente a Montevideo nella sua comunità monastica sulle colline bolognese. Avremo modo di tornare su questa vicenda, ovviamente con meglio attrezzati dal punto di vista degli studi. E poi naturalmente è estremamente rilevante quello che su questo tema vorrà dirci Monsignor Luigi Bettazzi, anche dell'occasione di questa presentazione del suo libro Il dialogo con i lontani. Il 23 luglio 1963 Bettazzi viene nominato vescovo di Tagaste, la patria di Sant'Agostino, e ausiliare di Vercaro. Ordinazione il 4 ottobre, festa a Bologna di San Petronio. Quindi centralità del Concilio Vaticano II, del Concilio e del dopo Concilio, descritto da Bettazzi con accenti
spero insomma di restituire il senso del suo pensiero, da Gattopardo di Lampedusa, cambiare perché tutto rimanesse come prima. Concilio pastorale, sottolinea a più riprese Bettazzi, non dogmatico. Ma sul concilio credo che occorra tenere presente anche il libro, frutto del dialogo tra Luigi Bettazzi e Aldo Maria Valli, uscito lo scorso anno. Quindi ritorno a Bologna di Lercaro dopo il concilio, accolto da Giuseppe Tosse, e qui entriamo in un punto sul quale spesso ritorna il pensiero anche nel dibattito civile del nostro contesto locale. La Bologna di allora, la Bologna di allora come matrice di tante conseguenze alle quali si guarda in genere con positività, sia dal punto di vista del rapporto che allora si istituì tra la sfera pubblica e la sfera religiosa, sia dal punto di vista di una certa solidarietà nel dibattito politico tra le forze di maggioranza e di opposizione. Lercaro accolto da Giuseppe Tozza nella saletta VIP della stazione insieme ad altre autorità, spiega Bettazzi, questa fu la formula adottata per non conferire a quell'incontro un particolare rilievo che sarebbe stato ritenuto inopportuno, essendo che si incontravano il cardinale di Bologna e un sindaco comunista. Bel discorso di Dozza, apprezzato da Lercaro, con commento di Dozza conferito a Bettazzi, proposta di cittadinanza onoraria. Il discorso di Lercaro preparato da Bossetti, molto bello, con la formazione che il cardinale risaliva quello scalone, non con il potere del cardinale legato, che un tempo governava Bologna, quindi con la potestà temporale, ma solo col Vangelo e con la preoccupazione pastorale della sua chiesa, e dopo aver detto che era accompagnato dal suo vescovo ausiliare, Lercaro corresse. Qui c'è un punto di svolta nella vita di Bettazzi, da mezzogiorno, devo dire, accompagnato dal nuovo vescovo di Ivrea. Era il 26 novembre 1966. Bettazzi ha dietro di sé lo spessore di una formazione, ha dietro di sé, diciamo, l'itinerario verso la laicità favorita dal rapporto con la filosofia, dal contatto con la FUCI, il mondo universitario e dall'esperienza vissuta del concilio, e viene consegnato a un'ulteriore dose di obbedienza per il modo come si determina la sua chiamata a questa ulteriore responsabilità di vescovo di Ivrea. La mattina del lunedì successivo Bettazzi parte per l'Algeria e il 1 dicembre presiede la liturgia commemorativa di Fratel Carlo, poi proclamato beato. Quindi è un percorso tra obbedienza e autonomia, entrambe sempre ribadite e talvolta giustapposte, talvolta integrate tra loro, rispetto e spirito critico. Ivrea, la presidenza di Pax Christi, un'attenzione verso i lontani, dicevo prima, intesa come dialogo con i cattolici non praticanti, sino al dialogo diretto con Enrico Berlinguer, dialogo che avvenne in modo un po' meno lineare di quanto comunemente si pensi, perché Bettazzi ci spiega che prima ebbe l'idea di scrivere una lettera aperta a Benigno Zaccagnini, appena diventato segretario della Democrazia Cristiana, a cui Zaccagnini non rispose. Poi, pochi mesi dopo, durante la campagna elettorale verso che si verificò, vi fu un'apertura verso il mondo cattolico da parte di Enrico Berlinguer, sorse una vera e propria questione chiamata cattolica da parte del pensiero della sinistra italiana. Biglietto di risposta di Berlinguer che chiedeva tempo per rispondere adeguatamente, ma intanto Giovanni Franzoni, l'ex abate benedettino di San Paolo fuori le mura a Roma, ridotto dal Vaticano allo stato laicale per aver dichiarato che votava comunista, scrive a Bettazzi a sua volta una lettera aperta invitando Bettazzi prima a scrivere al Vaticano che al segretario del PC. Risposta a Franzoni con un'altra lettera aperta per chiarire la situazione. Pare che l'onorevole Berlinguer, osserva Bettazzi, abbia rinunciato allora alla risposta perché tutto si era incanalato nel mondo ecclesiale.
Il curioso fu che un mio prete, aggiunge Bettazzi, vuole scrivere anche lui una lettera aperta, questa volta al cardinal Poletti, vicario del Papa per la diocesi di Roma, suggerendogli che andava ridotto allo stato laicale, prima ancora che Giovanni Franzoni, proprio lo stato del Vaticano. Un erudito successivo spiega ulteriormente Bettazzi che la bomba, come dice Bettazzi, scoppiò e nell'ottobre 1977 l'onorevole Berlinguer mi scrisse una lettera aperta portatami in anteprima per correttezza dal sindaco comunista di Torino, in cui confermava la disponibilità alla collaborazione con un'attenzione perfino alle opere cattoliche, come le scuole e le case di cura, affermando che il suo partito non voleva essere, virgolette, né teista né ateista né antiateista, ma appunto veramente. Concluderei con questa riflessione, se lei mi consente gentilmente. Romano Prodi ha pubblicato qualche tempo fa insieme a Flavia, sua moglie, un libro che si intitola Insieme, in cui è uno scritto che riflette sul rapporto tra la responsabilità laica, che ha a che vedere con i profili penali del reato, e la responsabilità della coscienza religiosa, che ha a che vedere con i profili del peccato, stabilendo una relazione, una distinzione appropriata e nette tra questi due aspetti. Vi è un filone di pensiero laico che risale a Gobetti, al quale si deve l'espressione religione della libertà, poi ripresa da Benedetto Croce e anche da Ernesto Rossi, che sostiene che si possa vivere senza fede, ma come se Dio ci fosse. Io penso che la riflessione di Bettazzi sia un punto avanzatissimo di pensiero cristiano che va nella direzione di gettare un ponte verso questa riflessione laica. Però, siccome stiamo facendo le cose, oltre che lunghe, io mi sono permesso di concludere, anche un po' seriose, vorrei segnalare a voi tutti il carattere prezioso che hanno alcuni incisi, alcune riflessioni di Bettazzi nel suo libro, più lievi, più ironici. L'ironia vuol dire, significa dire qualcosa intendendo il contrario, anche con una certa verve umoristica nel senso migliore, anche quando commenta alcuni personaggi che si prendono un po' troppo sul serio. Spero che questa mia, questo mio contributo possa essere un invito, come si conviene, alla lettura del libro, un libro che merita l'attenzione di noi tutti e in modo particolare della nostra comunità, della comunità di Salazzolo, nella quale Bettazzi riconosce essere la radice della sua formazione cristiana, la radice del suo umanesimo, nella crescita che gli ha consentito di esprimere anche nel suo percorso pastorale. Vi ringrazio molto della vostra attenzione. Per la sua lettura e la sua interpretazione di questo libro davvero interessante, coraggioso, ironico, soprattutto i punti a piedi pagina della situazione sono di un interesse eccezionale. Ma io, prima di dare la parola, devo, naturalmente, anche per dovere, per cortesia, perché insomma sei qui con noi e devi, non posso fare il padrone assoluto, no? Quindi Stefano Martelli, docente di sociologia alla nostra università, dirà il suo pensiero intorno ai dialoghi con i montani. Grazie Stefano. Allora ringrazio il moderatore, anche io chiamo affettuosamente Cesarone Bianchi, come molti di voi, perché conoscendolo da tanto tempo e anche la sua statura, ci convince, sì, esatto, ci convince anche del peso della sua presenza qui sul territorio. Però al tempo stesso ho l'impressione di essermi cacciato in un guaio, perlomeno mi sono messo dalla parte sbagliata del tavolo,
perché qui dentro ci sono moltissime persone che, conoscendo Sua Eccellenza e avendo magari anche qualche anno più di me, sono in grado di presentare il libro o riempire con propri ricordi alcune pagine in maniera migliore di quanto potrei fare io. E comunque la convinzione di essere finito la parte sbagliata del tavolo è dovuta anche da questo paradosso che mi si è delineato con chiarezza stasera, perché ho qui appunto alla mia sinistra un laico che però ha fatto uno scherzo da prete portandomi qui stasera, e a destra ho invece un vescovo che si dichiara di essere un po' laico, ma poi quando uno legge il libro si accorge che la sua tesi è molto più forte, non è un vescovo un po' laico, direi che la sua tesi è laico proprio perché è vescovo, e in questo senso mi ha particolarmente messo nei guai. Allora, dato che il dottor Maciantelli in questa sera ha smesso le panni del sindaco uscente e non ha ancora assunto, come molti di noi qui si augurano, le parti del sindaco rinnovato per il secondo mandato, in cui molti sono convinti che saprà dare il meglio di sé e l'esperienza accumulata in questo periodo. Dato che il dottor Maciantelli ha messo tutto la sua conoscenza di fatti storici e politici, mi ha però beneficato di affrontare molti temi, molti nodi presenti in questo libro. Io mi limiterò invece più a vedere il rapporto tra religione e società. In questo senso la tesi di laico proprio perché vescovo, a mio avviso, è la chiave che consente di interpretare questo libro, molto ricco e anche molto misurato, un genere autobiografico, un genere letterario molto difficile, non a caso pochi l'hanno utilizzato, ma anche per ragioni estrinseche, forse perché sono anche passati a miglior vita prima di riuscire ad avere il tempo di scrivere tutte le loro memorie, ma in questo caso abbiamo invece un risultato molto molto interessante, perché la penna di Monsignor Bertazzi è acuminata ma delicata e riesce a fare dei ritratti a tutto tondo senza scendere da una parte nell'amarcord, un genere feliniano che non ho mai molto apprezzato, d'altra parte è invece attento alla solidità della sua argomentare, che vuole dimostrare che non c'è inconciliabilità tra l'essere veramente cristiani e l'essere veramente laici. E ci riesce con una, cioè, salendo come un paragone di San Bernardo di Chiaravalle, salendo come nano sulle spalle dei giganti che sono stati i padri del pensiero della Chiesa, della tradizione di San Tommaso, di cui lui è un cultore, avendo prima studiato il suo pensiero, poi insegnato nella facoltà teologica, e poi dopo anche pensandosi che la tesi, in fin dei conti, è semplice da dirsi, anche se molto difficile da praticarsi, il soprannaturale e il completamento del naturale. È un po' la tesi anche di Paolo VI, quando, andando al Palazzo di Vetro dell'Uomo nel 65, in uno dei suoi primi viaggi di pastore, cioè, ma anche i primi viaggi dei papi, non ci avevamo mai immaginati fino a Giovanni XXIII che il Papa potesse mettersi in viaggio, Paolo VI nel 65 a Roma appunto presentò al congresso di tutti i popoli della terra e di tutte le filosofie, di tutte le regioni, la Chiesa come maestra esperta di umanità. In questo senso è una tesi forte, ma ripeto difficile da procurare e da portare fino in fondo. Però al tempo stesso io penso che in questo libro ci siano molte cose che meritano di essere segnalate, allora mi permetto di fare così qualche riferimento. Innanzitutto, come appassionato di fenomeni sociali, ho fatto anche dei riferimenti, dei paragoni tra la Chiesa che era presente nel Concilio, che è stata l'artefice del Concilio, i messaggi che si è dato e quello che è l'immagine che noi ne abbiamo. Trovo delle differenze, ma sarebbe ingeneroso dire che c'è stato un arroccamento, che c'è stata una chiusura della Chiesa oggi. Anzi, io sono convinto che il Concilio Pastorale Vaticano II sia passato nella pastorale e sia portato avanti nel comportamento, nella predicazione. Però l'immagine che noi abbiamo della Chiesa dai media è diversa. È una Chiesa che ormai è concentrata tutta nel pontefice, che si pronuncia o che si viene dato spazio nei media per questioni che sembrano così lontane dalla società. Adesso si parla di bioetica, certo una cosa importantissima, ma che sembra
propria soltanto di una categoria di professionisti, e neanche tutti i medici, proprio i medici biologi o i medici che hanno ancora dei malati terminali, cose difficili, cose che sembrano lontane da quelli che sono i problemi della gente. Uno direbbe in maniera provocatoria, ma dove sono finiti i poveri? In realtà nella classe, nella pastorale della Chiesa, nella carità sono sempre presenti, e che come in una specie di specchio deformante tramite la televisione si sembrano scomparsi dall'insegnamento della Chiesa. Ma poi se uno va a vedere i discorsi del Santo Padre, anche l'ultimo fatto a proposito del crack finanziario mondiale, 4.000 miliardi di dollari ci hanno detto ieri, sono stati bruciati nella speculazione mondiale, tutto originata peraltro nei paradisi finanziari del mondo che si concentrano tra Londra e New York, crimini enormi fatti da persone come me in giacca, cravatta, camicia, persone in colletti bianchi, con la devianza dei colletti bianchi, la criminalità dei colletti bianchi è molto più pericolosa del poverino che ruba una mela al banco della verdura. Eppure sulle pagine dei giornali si parla sempre di questi, si criminalizza i rumeni che sono poveri ma si dice che sono loro poi portano i guai in Italia, si vede una nave che gira intorno alla Sicilia senza mai sbarcare per 10 giorni come fosse piena di criminali, ma mi pare che ci sia ben altro di cui parlare nella situazione attuale finanziaria. Allora dov'è la Chiesa? Dove ci dice? Cosa ci dice la Chiesa? Come illumina i cristiani, anche le persone che cercano la verità in questa situazione? Non lo so, sembra che i mass media, specialmente in Italia, siano una strana realtà, dei filtri che fanno passare soltanto l'immagine della Chiesa, un'immagine clericale, mentre in realtà i laici sono scomparsi, i poveri sono scomparsi, anche se poi nella realtà della vita della Chiesa, della pastorale corrente, ci sono e come. E questo è il problema per me, ecco, se ci fosse così un'altra possibilità che il nostro dettato ci regalasse un altro libro, vorrei che ci parlasse adesso dei problemi della Chiesa di oggi, perché in questo bellissimo libro si percorrono i problemi della Chiesa e del mondo per 50 anni, ma adesso ci sono altri problemi che incalzano. Certo, la struttura teologico-pastorale che il Concilio Vaticano II ha messo in evidenza è molto forte e molto solida, non ha bisogno neanche di aggiornamenti, forse avrebbe bisogno di adattamenti, di applicazioni allo concreto, e forse soprattutto avrebbe bisogno di mass media meno nelle mani di una sola persona in Italia che è padrone di tutto quasi e che fa passare soltanto quello che gli interessa. Avete notato che tutti i giornalisti di tutte le reti parlano soltanto del referendum che si è spostato il 21 aprile, ma non si dice mai che questo referendum si riferisce all'Oval Farm, cioè a quella legge speciale che ci ha regalato una legge che nessuno al mondo se mai e si potrà mai immaginare, cioè di mettere 3 cittadini al di sopra della legge. Anche se sono le maggiori cariche dello Stato, sono sempre cittadini. Si esce dalla democrazia con questa legge Alfano. E se ci fosse la possibilità di abrogarla, io sarei favorevole, ma ripeto, come laico, tutti i laici dovrebbero essere in questa prospettiva, perché la democrazia è uno dei valori che anche il Vaticano II ha fatto proprio, con una grande maturazione pastorale e al tempo stesso anche ponendo le basi perché la democrazia sia forte, sia robusta, perché alimenta i valori della gente. Ecco, è molto interessante il libro di Monsignor Bertazzi. Io direi che percorrere le strade anche dai radiomessaggi di Pio XII, che appunto hanno scoperto, hanno parlato per la prima volta gli italiani di democrazia, a tutti quelli che la dottrina sociale della Chiesa, che ha visto in Giovanni Paolo II non soltanto un grande pontefice che l'ha praticata e l'ha raccolta, ma anche l'ha rilanciata in un momento, nel 1978, quando sembrava ormai dimenticata. E dico queste cose appunto anche perché l'ha dette un vescovo della Chiesa Cattolica, Monsignor Crepaldi, già direttore dell'Ufficio Apostolare Sociale del Lavoro, che sabato scorso a Bologna, alla Chiesa, alla Scuola di Formazione e Impegno Sociale Cristiano, ha ricordato come la dottrina sociale della Chiesa sia stata rilanciata da Giovanni Paolo II. Tutto questo grazie a quel Concilio Vaticano II di cui le persone che sono state ricordate qui presenti hanno dato un contributo molto importante, del caro Dossetti e lo stesso non solo per tanti qui presenti. Ma non voglio togliervi il piacere di fare le stesse domande. Ah.
Ecco, buonasera, avevo ragione loro perché va presentato il libro. Io ero interessato a sentire come viene letto il mio libro, perché io lo so come l'ho scritto. È per questo che sono grato al signor sindaco. È venuto Vito Mancuso a Ivrea a presentare il suo libro, il suo pubblico parlano, e metà non l'aveva letto ancora, non sapeva di che cosa si trattava, quindi gli ha presentato un po', sapere ecco, di che cosa si tratta, lui l'ha fatto egregiamente. E il professore qui, ecco, mi ha quasi sollecitato, io sto pensando, perché il titolo Dialogo con i lontani non è mio, eh? Il mio era un po' più forte, era vescovo e laico, ma ho pensato così, così, sa com'è, ecco. E allora è venuto fuori il dialogo con i lontani. Il prossimo libro credo che sarà il difficile dialogo con i vicini. Perché realmente ecco, l'idea del laico è rivolta, a me veniva in mente il sottotitolo sarebbe un versetto di Dante della Divina Commedia, era a Dio spiacente e dai nemici sui, eh? Perché i laici troveranno che sono troppo clericali, giustamente, e i miei colleghi nella Chiesa troveranno che sono un po' troppo laico, eh? In realtà il libro è abbastanza religioso, nonostante tutto, eh? Un editore, ho cercato un editore laico perché c'è un'abitudine che i libri, gli editori laici non vanno nelle librerie cattoliche. Il mio cognato quando scrisse Ateo a 18 anni andò a cercare dalle Paoline sull'ultimo libro e pensate come c'è Ateo a 18 anni, ma che editore è? Si risolve, no? Ecco, allora invece siccome ero un po' curioso di vedere come andava a finire, cercavo un editore laico e il primo ha detto ma guarda, può andare anche in una casa editrice cattolica perché è un libro cattolico e questo qui mi salva ecco per certi versi. Ma in realtà era per far pensare che laico normalmente da parte dei cattolici vuol dire che è uno contrario e da parte dei laici che tutto quello che viene, che è stato pensato da uno che è religioso è da scartare. Mentre invece io laico lo vedo il veramente umano, ecco, su un piano della ragione. È vero che può darsi che tu l'abbia, sia stato sollecitato, io lo credo, ecco, non è un caso che le grandi idee della civiltà moderna vengano dai paesi o dai continenti dove c'è stata la rivelazione ebraico-cristiana, eh? Ma nella misura in cui noi diciamo, sa, il Vangelo mi ha detto, oggi un altro può dire io sono del Corano, io sono di Buddha. Io penso sempre alla Carta dei diritti umani, 10 dicembre 1948, che qualcuno ha chiamato il Vangelo secondo l'ONU, perché sono principi del Vangelo, il valore della persona umana, di ogni persona umana. Il diritto alla famiglia, il diritto all'educazione, alla cultura, il diritto all'immigrazione, eh? Ma se loro dicevano, sa, il Vangelo ha detto, no, sì, io sono un'altra religione, oppure io non ho religione, ecco. E allora il tradurre, direi, i grandi ideali, ecco, che magari mi vengono dalla religione ed è normale, ma tradurli in modo tale da poter diventare argomento di dialogo e di collaborazione con tutti gli uomini di buona volontà. E lì per salvarmi da chi è un po' troppo da chi ecco si vorrebbe ecco, troppo un'affermazione, dico guardate il nostro Signore, ha vissuto 33 anni, adesso gli specialisti dicono un po' di più, ma noi stiamo ai 33 anni, no? Di cui la maggior parte, i 9 decimi, a non far niente di strettamente religioso. 30 anni di vita laica. Tant'è vero che quando è venuto fuori dicevano ma chi si crede di essere? Non sappiamo chi è suo padre, sua madre, i suoi fratelli, le sue sorelle, era un modo di dire, no? Ecco, era un po' come quel famoso
quella famosa macchina che c'era dietro alla barra in un funerale che erano in sette dentro una 500. Dice, chi sono? Cioè, non vedi i parenti stretti? Allora, i parenti stretti li chiamavano i parenti, ecco, li ho messi nel notte del libro, quelle battute lì, non è abbastanza serio, ma pazienza. Ecco, cioè nel senso che ha vissuto in maniera tale che quando è venuto fuori era il figlio del falegname. E io dico che in fondo è morto ed è risorto, è vero, ci ha salvato, ma per far capire che ci stava salvando anche nei 30 anni della sua vita laica. Che l'importante è come si vive, non quello che si fa, come si vive. Se tu sei chiamato a fare delle cose importanti, devi vivere bene le cose importanti. E se nella tua vita sei chiamato a fare le cose di tutti i giorni, devi far bene le cose di tutti i giorni. Ecco, questo qui allora l'ho tradotto in questo qui. Ieri sera da un'altra parte c'è uno suono un po' così, ecco, perché dico, guardate suore, che la vostra obbedienza, la vostra povertà, la vostra castità validano se si basano sull'obbedienza laica, sulla povertà laica e sulla castità laica. Che la obbedienza laica è il sentirsi membri della famiglia umana con la responsabilità che tu hai, cioè devi vivere l'impegno umano, devi contribuire al cammino dell'umanità, non puoi evadere e poi dopo dire che tanto c'hai l'obbedienza, c'hai la fede che sei, no? E la crisi che stiamo vivendo è perché non c'è stata la povertà laica, cioè il rispetto e sentire che noi dobbiamo usare delle cose ma non per arricchire a tutti i costi impoverendo gli altri. Questo ci sarà sul piano religioso, sì, cioè, io trovo che è una forza il sentire che Dio te lo chiede, Dio, ma devi viverlo così. E la cosa curiosa è la castità laica, forse la suorina era un po' turbata, perché dico la castità laica è la non violenza, La mancanza di castità è la violenza che tu fai agli altri o a te. Prendi i giornali tutti i giorni, ecco, il rispetto dell'altro e il rispetto di te stesso è la non violenza. Ecco, allora è inutile che noi confidiamo nella violenza e poi dopo ci mettiamo la fede, la speranza, la carità. Ecco, allora questo qui a me sembra... così la riflessione che non so se sono riuscito a dirla bene, e prima ho dovuto dire perché ci sono arrivato, io ho chiesto dei pareri, anche mi ha detto sì, è importante perché dice com'è che dice quelle cose, le sono venute in mente, ecco, così è stata un po' la filosofia, mi hanno insegnato non a dire il tale sbaglia e io dico bene, guarda il tale, che cose belle che ha detto, anche se non le condivido tutte, no? Il cammino dell'umanità, e questo è importante. A delle volte la tradizione, anche nel nostro ambiente, no? Ne abbiamo parlato nei mesi scorsi, i tradizionalisti sono quelli che dicono se è sempre fatto così, bisogna fare così. E io dico sempre che se sono quello che sono, è perché sono 86 anni che cambio. 85, no? Perché se non cambiavo, ero dentro un recipiente di formalina, non così, non lì, restare gli stessi e svilupparsi. E questo vale per la società, questo vale per la Chiesa. Il Concilio, la gran cosa che ha fatto è stata di rompere una certa chiusura, un certo essere fermi. E io capisco anche che è difficile evolversi così, e credo soprattutto per chi ha delle responsabilità di governo, tutti i piani, ha sempre la tentazione dell'assolutismo, no? Anche sul piano, no, io parlo dell'America, no? Cioè chi è a capo, perché si capisce che la democrazia è difficile, bisogna accogliere le idee, bisogna confrontarsi, si è sempre tendenti, e questo anche nel nostro ambito io lo riconosco, insomma. Se ho fatto per tanti anni il vescovo è molto più facile, è molto più semplice dire comando io, le cose sono così, magari ispirandosi al fatto che conviene dall'altro, mentre invece io penso al Concilio, chiedo scusa per questo campo,
il concilio, quando Papa Giovanni l'ha intuito guardando la storia, che è un concilio, è... neanche lui sapeva dove, sapeva che era importante, ma gli andavano bene i 70 documenti che avevano preparato. Diceva, guarda che cose belline che hanno detto, noi adesso in 2000 ci facciamo tutto. E invece quando i vescovi si sono trovati con i documenti, diceva, questi qui sono il riassunto del passato, c'era mica bisogno di fare una chiesa. Noi dobbiamo guardare il futuro. E allora ha messo da parte tutto quello che c'era preparato lui, l'ha intuito e ha lasciato che le cose andassero avanti. E Paolo VI, che ha nominato i quattro moderatori, questo domenico, la prima sessione io non so niente, lui sa perché era segretario del cardinale del Capo. Dalla seconda in avanti ho qualche cosa, so anch'io. L'hanno nominato i quattro moderatori, sono loro che hanno guidato. Perché? Per il motivo che vi ho detto, la segreteria, che era un po' il Vaticano, mica che fosse conto, beh, insomma, diceva lasciate fare a noi cosa state a discutere, no? È normale, ecco, questo va. Ed è lì io ho voluto, confesso che l'ho scritto anche per rivendicare il ruolo che ha avuto Dossi, non solo che era stato smentito anche da persone autorevoli, non solo per la città, quando Pertini dice ah, c'è a Bologna c'è quel santo di Dossetti, ma non si intende niente di politica, tanto è vero che Dossetti si era mangiato in un boccone. Per 15 anni ha messo in pratica il libro bianco preparato da Dossetti. Ed era perché lui aveva detto che ci sono troppe tasse indirette che le pagano i poveri, mettiamo le tasse indirette, quindi i poveri votavano già a Dossa. E la borghesia dice ma questo qui ci mette le tasse, votiamo anche noi Dossa. Ma ha messo in pratica per 15 anni il libro bianco di Ardigò e di Andreatta. E nel concilio l'idea dei moderatori, ecco, si è reso conto che se si sta in mano alla segreteria, lui che aveva partecipato, quindi è vero che la sua esperienza politica, aveva partecipato alla Costituente, vede l'influsso che possono avere le segreterie, no? Come regolano, cioè qui bisogna che siano i vescovi. Allora ha nominato il quattro, ha suggerito e l'Ercaro l'ha detto a Montini e Montini che l'anno prima da arcivescovo di Milano si era reso conto, ha puntato i piedi e nominato il quattro. E furono l'Ercaro, quello che aveva avuto più voti in conclave dopo Montini, Sines perché aveva la grande facoltà di teologia di Lomagno, ci voleva anche un tedesco perché sembra che fossero loro che pagavano un po' il concilio, ma poi ci voleva anche uno della curia, allora hanno proposto il cardinale a Cacciagnani, dicevano almeno quello. E Dossetti che faceva il segretario dei tre almeno, eh? E poi gli hanno impedito di partecipare perché era una nomina informale e il cardinale Altaro che chiede a Montini un biglietto perché potesse partecipare e partecipava, non andava neanche al bar come andavamo noi, no? C'erano due bar, Barione e Barappa. E al pomeriggio con Raniero Lavalle facevano il paginone dell'avvenire e il giorno dopo tutti i vescovi imparavano dall'avvenire quel che era successo. Ecco, questo qui mi sembra che sia. E il concilio, dice il concilio ti ha insegnato a essere laico, no? Papa Giovanni che disse non deve essere un concilio dogmatico, eh? Dogmatico vuol dire questi sono i dogmi, te non ci stai fuori, magari su un fuoco. Perché vediamo tutti i nuovi tempi, ecco. No, pastorale, partire dalla gente e portarla su pian piano, no? E allora questo qui è l'umano, l'umano. E se noi guardiamo i documenti, soprattutto le quattro costituzioni, ecco, allora lì c'è una cosa che mi, così, che non voglio tanto che si dica, invece mi capita di dire dappertutto, le rivoluzioni copernicane. Io le dicevo anche beh, quando vado in giro dico sa, noi diciamo che il sole nasce e va su e poi va giù, no, è normale. E se uno dice ma no, guarda il sole e la terra, è un modo di dirla. E Copernico che dice, era polacco, dico ma ha studiato a Bologna, dico gli dice no, è il sole che sta fermo, la terra gira. Rivoluzione copernicana è quello che sembra al centro è periferia, quello che è periferia invece è il centro. E noi che abbiamo sempre pensato che la Chiesa è al centro e chi non è nella Chiesa niente da fare, no? E allora lì ecco, lo messo in nota,
del rabbino ebreo che muore e va di là a San Pietro e dice vieni in paradiso, dice il massone ebreo che abbiamo fatto molti lì, prendiamo tutti, ma da dentro si chiedono protestanti, quei gialli, tutti buddisti, anche loro in paradiso, guarda. E quei neri laggiù sono tutti animisti, ma guarda, tutti in paradiso, e arrivano accanto a un gran muro, parla piano, dice San Pietro, dice, perché se di là ci sono i cattolici, credono di essere soli. Questo lo dico, e poi a quel punto lì dico guardate come dico bene di Papa Benedetto, che adesso tanti no così, e dice oh, il latino, lui è vero, dice quella messa lì l'ha detta per 400 anni, ma se ci sono, non può mica essere invalida, se ci sono 30 che sa bene il latino, trovano un prete che sa bene il latino, capito? Se la dicono in latino perché così partecipano, ma in fondo è un incoraggiamento a noi a partecipare bene in italiano nelle lingue che abbiamo, ma ditemi voi se qualcuno ha sottolineato che nel gennaio del 2007 noi abbiamo sempre detto che siccome ci vuole il battesimo per andare in paradiso e allora i bambini non battezzati li mandavamo al limbo, no? Il limbo è un posto dove non è l'inferno, ma come mangiano il gelato, vanno al cinema, guardano la televisione, ma senza la visione di Dio. Dicono così. No, visione non c'è. E allora vanno in paradiso. Cioè il mondo, Dio l'ha fatto per il paradiso. E l'importante è credere. Ecco, quando ha letto quella frase lì, quel libretto che ho scritto, lì l'importante è la virgola. Non chi crede in Cristo sarà salvo e chi non crede. Chi crede, virgola, in Cristo sarà salvo. Cioè è Cristo che ci permette di essere salvi. L'importante è credere, aprirsi a Dio e agli altri. E se tu non ti apri, anche se dici che sei cristiano, tu non credi, sei chiuso, no? Allora l'importante è credere. E questo qui lo dico per lui che mi chiedeva prima, così dopo lo so, prima devo fare un po' di discorsino, se no. Quando il Signore dice che arriviamo all'ultimo giudizio, venite benedetti, no? Perché? Andate in chiesa, no, avevo fame e mi ha dato a mangiare il Signore. Ma quando mai? Quando gli hai fatto il più piccolo dei fratelli, agli altri andate benedetti. Qui c'è anche il problema che è quelli. Venite benedetti, sono della destra, no? Quelli dei maledetti della sinistra. Ma io ho scritto un libro, La sinistra di Dio, che il governatore della Lombardia mi dice, oh, sono questi vescovi che fanno politica, dico, ma onorevole, lo legge, comincia, sono nato mancino. Sì, questo vuol dire, sa, perché il 90% qui saremo 15 mancini. Siamo il 9,27%. E siccome il 9,27% tutti gli strumenti sono fatti per essere tenuti con la destra. Noi mancini sappiamo la difficoltà a tagliarci le unghie, no? Perché sono fatti per tenere con la destra. Cos'è? In via dei falegnami che c'è il negozio per i mancini. Ma allora tutto è fatto per essere tenuto con la destra, la spada con la destra, lo scudo con la sinistra. E se c'è un mancino scompiglia. L'esercito ebraico, le prime tre file di destra, e noi mancini in quarta fila a tirare la fionda. E se tu hai la spada, puoi colpire proditoriamente chi sta a sinistra, ma non puoi colpire chi sta da destra. Allora per dare onore a qualcuno lo si mette da destra. Perfino il nostro Signore muore e risorge, va alla destra del Padre. Cioè, perché io quando trovo la Bibbia, la destra dell'Altissimo è la sinistra. Ma la sinistra di Dio è per un altro motivo, è che siccome la destra è la forza, per gli ebrei l'ebreo è destra, il pagano è sinistra, l'uomo è destra, la donna è sinistra, l'adulto è destra, il bambino è sinistra, il sano è destra, l'ammalato è sinistra. E allora Gesù è venuto a dar valore al lontano, alla donna, al bambino, all'ammalato e alla sinistra. Beh, questo qui non c'entra, ma per dire come le cose si portano avanti.
parte il fatto che qualcuno mi ha detto, però rimane sempre, venite benedetti, andate benedetti, dico, ma forse il Signore dall'alto vede il rovescio. Ecco, cioè, ecco questo cammino che così, ecco, è stato importante per me, e nel concilio anche rompere con questi schemi, perché sono schemi che dobbiamo aiutare anche gli altri, i nostri amici musulmani, no? Come vestono le donne, le operazioni che fanno le donne non ci sono nel Corano, sono tradizioni venute dopo che diventano, ecco, loro aiutare a guardare il centro, il valore centrale della religione, che è l'aprirsi a Dio e l'aprirsi agli altri. Allora mi sembra importante, ecco, su questo piano, certamente quando si sente le cose concrete, poi loro ci sono, anche perché nei discorsi che sono stati fatti, noi veniamo da secoli in cui, quando la religione era religione di Stato, no? E allora automaticamente il principio religioso diventa un principio determinante. E, ma adesso in società laiche, allora ecco, noi dobbiamo educare i cristiani, e i cristiani, i laici, devono portare nella vita sociale i principi ragionati, su un piano di ragione, su un piano laico, che non vuol dire antireligione, vuol dire radicato sull'umanità. I principi laici della Carta dei diritti umani, che qualcuno chiama il Vangelo secondo l'uomo, ma che sono principi presentati come umani, come laici, e per questo accolti dalle nazioni di qualunque religione, anche delle nazioni che allora si dicevano materialiste altre. Ecco, è un cammino faticoso, eh? E non sempre si riesce subito, ecco, a trovare la modalità giusta, ma credo che dobbiamo guardare così. Io dico sempre che quando il Signore ha creato il mondo, capiva, ma ha voluto che gli esseri umani siano liberi, no? Ha pensato, ognuno di noi ci ha pensati liberi e dice, ecco, dovete arrivare all'amore, all'aprirvi all'amore di Dio, all'amore degli altri, ma dovete arrivarci come esseri umani. E allora, direi, quello che noi chiamiamo, questa è una promessa, una promessa che mica potevo mettere tutte le barzellette che sono diventate proprio lì da Bramieri, ecco. Perché però mi piace dirlo, perché è più profondo di quel che sembra, non di quel tale che va di là e dice a San Pietro, vorrei vedere Adamo, ma non si può, figurati, c'hai tutta la vita che sogno di vedere Adamo. Beh, se ti sei anche comportato bene, vado a chiedere il permesso, torno dopo un po', c'è un permesso eccezionale, ma solo per 3 minuti, ah, c'è solo una domanda da fare, e lo porto ad Adamo, sto vecchione, Adamo, cosa c'è? Parla tanto del tuo peccato. Gli dice che è stato un peccato di gola, gli dice che è stato un peccato d'orgoglio, gli dice che è stato un peccato sessuale. Dimmi un po', dice, ma com'è stato il tuo peccato? Dice, è stato originale. No, io dico, noi diciamo originale perché è l'origine. Io dico che è originale perché è l'origine dentro. Io sono così importante che faccio di testa mia. Ma guarda che però Dio dice, ah, dico quel che vuole, faccio quel che mi pare. E gli altri, se mi serve bene, se no peggio per loro. Non è lì la radice di tutti i mali, anche sociali, anche delle crisi che stiamo vivendo, di chi dice, io faccio in testa mia, faccio secondo i miei interessi, gli altri peggio per loro. E allora ecco il cammino che invece il Signore vuole che arrivi all'amore. Ecco, ci ha rivelato perfino che Lui è amore. Che non lo ripeto, perché queste sono cose che dico in chiesa, che la fra, quello come spiegava Tonino Bello, che diceva, vedi, se fossero uno più uno più uno fa 3, ma sono uno per uno fa 1. E noi, l'uomo è come Dio lo vuole, non sei l'uno per sé, ma sei l'uno per l'altro. E allora comincia il mondo ebraico, poi viene sul piano Gesù Cristo di amore e di andare. Ecco. E allora, e questo è il cammino pedagogico a cui ciascuno è chiamato a contribuire sul piano laico, nella vita sociale, nella vita civile, col senso di responsabilità personale. E tanto più sul piano religioso Dio ti ha pensato e ti ha voluto fra tanti altri che avrebbero potuto esserci, nel rispetto della libertà, attraverso le vicende della vita,
mi viene da sorridere perché io mi sento di San Lazzaro, anche se sono nato nel Veneto, ma insomma mio padre lavorava là, ma tutte le estati si veniva qui, no? Perfino prima di nascere, essendo nato in novembre, si veniva a casa della mamma e poi dal 37 la famiglia, quindi insomma mi sento di San Lazzaro, per questo contrasto, insomma, anche perché insomma si respirano tante cose, si conoscono tante persone, poi Bologna, dico sempre, insomma, in fondo sono diventato prete a Bologna, vescovo a Bologna e poi mi hanno scompagnato. E allora ecco, io dicevo perfino, dico guardate le cose, delle volte quando dico, adesso siamo nelle cose politiche, che io sono figlio di Caporetto, perché mio padre era lì ed era al fronte sul Carso, ma ogni tanto lo mandavano al quartier generale che era a Treviso. Dopo Caporetto dice, qui ci tocca arrivare un po', ha spostato il quartier generale da Treviso a Bologna, quando ha mandato al quartier generale ha conosciuto mia mamma, se non c'era Caporetto. Non che abbia fatto Caporetto per me, ma quando il signore ha pensato il mondo, dice mi piace che ci sia uno così, cioè ci ha pensato come siamo, ecco. Allora voi vedete come l'obbedienza larga, inserirsi nel cammino, diventa fede, come la povertà laica diventa speranza e la castità laica, la non violenza e rispetto, diventa carità. Ma è vera carità se è non violenza, è vera speranza se è povertà laica ed è vera fede se è obbedienza laica. Ecco, è un po' faticoso il ragionamento, forse dovrò scrivere il libro anche ai vicini per spiegarglielo meglio se ci riesco. E tanto l'ho buttata là perché mi pare che questo può servire a dialogare tra persone che hanno fede o tra tutte le persone che hanno fede e tutte le persone comunque di buona volontà, perché sul piano laico per vivere una vita fiduciosa, impegnata, serena e contribuire al cammino della pace. Ecco, la pace, sempre per citare Tonino Bello, che è la convivialità delle differenze. Le differenze che noi di solito ci servono per dividerci, per contrapporci, e che invece devono servire per la convivialità. Avevo scritto un libro sul Concilio che era intitolato Farsi Uomo, più di 30 anni fa. Come avevo visto la Chiesa farsi uomo, no? Cioè avvicinarsi alla gente, ecco, pastorale. E ricordo io ero sul ghiacciaio del Monte Rosa, perché noi eravamo gente di montagna, si andava anche sulle montagne, e sui ghiacciai se qualcuno c'è stato non si parla, perché si tiene il fiato, allora sei obbligato a pensare. E ricordo proprio, mi venne da dire farsi uomo, e noi lo intendiamo farsi maschio adulto, ma più di metà del genere umano non è maschio, un po' di più per cavalleria, no? Siete donne. E siete fatte mica per combatterli, no? Qualche volta capita, qualche volta. È fatto per stare bene insieme. E quando un uomo e una donna stanno molto bene, molto insieme, fanno un'altra differenza che è il bambino. E anche quello è fatto non per combattere, ma qualche volta purtroppo. Cioè è la natura che fa vedere che le differenze sono fatte per la convivialità. Tu sei diverso da me, vuol dire che hai delle cose che io non ho, io ho delle cose che tu non hai, insieme cresciamo di più. Certo c'è l'originale, no? La tendenza a chiudersi, ma questo anche su un piano umano, capiamo che dobbiamo aprirci e la religione è quella che ci dà il valore fondamentale dell'aprirsi. Ecco, è per questo che sono sollecitazioni, sono suggerimenti che mi sono nate dalla vita, così io ne ringrazio il Signore di tante cose e che ho cercato di esprimere nell'auspicio che una laicità ben intesa possa essere davvero la piattaforma e il cammino della pace. Per ora può bastare. Molte grazie, Monsignore, per le sue parole. Ecco, mi dispiace che non riesco a rispondere a tutto perché domattina c'ho il treno alle 9. Ma...
Io penso a Gioacchino Belli, il quale diceva, non era un impiegato del Vaticano, diceva: io credo in mio padre onnipotente, gli uomini poco, preti e frati niente. Cioè, nel senso che, ecco, ma perché, ecco, io, questa è la deformazione un po' della filosofia. Noi abbiamo due dimensioni del nostro modo di pensare. Una è quello che, con cui elaboriamo la realtà, no? Guardate tutti i grandi filosofi, ragione, intelletto, no? Ragione pura, ragione pratica, è l'elaborazione della realtà, quella che dà luogo alla scienza, no? Alla tecnica, e che ti fa dominare il mondo, che è quella più immediata e che è quella che ti esalta, ti chiude, sei tu. Ma non è solo quello. Dove mettete l'amore? Dove mettete la bellezza? Dove mettete la giustizia? No? Ecco, questa è la dimensione dell'intuizione. E mentre nell'altra siamo i dominatori del mondo, qui ci apriamo a un mondo infinitamente più grande di noi. Credo che sia di Dostoevskij, me la citava sempre il cardinale Martini: è la bellezza che salverà il mondo. E allora, se tu ti apri, allora ti apre a un mondo di ideali, e al mondo dei ideali in fondo c'è Dio. Ma l'importante è che tanto cominci l'ideale. Non è un caso che San Giovanni dice: se tu dici io credo in Dio, io amo Dio e non ami il fratello, sei un bugiardo. Perché non puoi dire di amare Dio, che tanto non lo vedi, se non cominci ad amare il fratello che vedi. Questa è la fede, è aprirsi. Allora, ecco, se aprirsi veramente agli altri, perché uno può andare agli altri anche per farsi, come dire, per degli interessi, o degli interessi materiali, degli interessi politici, non lo so, per qualunque cosa, eh? È facile mettersi l'etichetta, non è con l'etichetta della religione, ma è aprirsi, ecco, la fede. Chi crede, ecco, e in fondo, se uno è sincero, è che questo qui ti butta in qualche cosa di più grande, in cui ti senti limitato. Beati i poveri nello spirito, perché invece se tu ti senti ricco, dominatore, allora cercherai di esserlo sempre di più, e avvengono le cose che avvengono. Non è un caso che quando il Signore ha voluto fare una distinzione, dice o Dio o Mammona. Mammona sono i soldi e il potere. Ecco, io credo che è il nostro mondo occidentale, che è il mondo che viene considerato cristiano, è il mondo di Mammona, no? Soldi e potere. E io credo che anche nei confronti del mondo, io dico sempre, adesso c'è sul giornale di oggi di Guantanamo, ma io penso a quelle foto delle prigioni dell'Iraq, una donna che ti spoglia nudi i prigionieri per passare davanti e farli accettare. Quella foto lì sono 100 anni di contrapposizione con i musulmani. Dicono: guardate come sono i cristiani, guardate come ci trattano i cristiani, no? Ecco, io credo che queste cose qui dovremmo tenerne conto. Cioè, la responsabilità che abbiamo come mondo cristiano, come civiltà cristiana, non solo per arricchirci e per impoverire gli altri. Ecco, io credo che questo qui. E queste allora diventano considerazioni laiche, perché non so se è religioso quella donna, ma laicamente deve anche pensare queste cose. E sul piano allora di questi valori, io cito, hanno fatto un'indagine tutte le religioni, ci sono dei principi fondamentali in tutte le religioni. Se ci sono in tutte le religioni, vuol dire che sono nel fondo dell'animo umano. Il principio fondamentale, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Ma poi li riducono, visto l'Assemblea delle Regioni per la Pace, la Carta di Chicago la chiamano, in tutte le religioni c'è non uccidere, non torturare l'altro, in tutte le religioni c'è non mentire, in tutte le religioni c'è non rubare, e in tutte le religioni c'è rispetta la sessualità tua e degli altri. Vuol dire che chi va contro, allora è la libertà, cioè è l'egoismo, è il fare, non è il realizzare la pienezza dell'umanità.
perché la pienezza dell'umanità è quella che c'è nel fondo di ogni essere umano, poi lo copre, poi la cultura, ecco, poi allora diventa peccato originale, ecco, il mondo così, dove allora la religione, ecco, noi dobbiamo ringraziare il Signore che sentiamo che la nostra umanità è l'umanità di Gesù Cristo, è un'umanità divina, perché Dio si è fatto uomo e la nostra umanità è il prolungamento della sua. E allora dobbiamo renderci conto che questo, ecco, è una molto più forte che non soltanto farlo sul piano della ragione, sentire che ho un rapporto personale con Dio che ti ama tanto, che da sempre ti ha pensato e da sempre ti aspetta. Ecco. E allora su questo piano è vero, sono un po' laico, ma non del tutto. E ecco, io finisco così, perché ci sarebbe stato da rispondere anche o da precisare alcune cose, ma dico, senti, andate a vederle, perché quelle le cose le ho scritte, ho cercato quello che sapevo, l'ho detto. Io devo soltanto, ecco, ringraziare San Lazzaro per tutto quello che mi ha dato. Io tra l'altro ci pensavo prima, sapete che dunque 65 anni fa domani il cardinale arcivescovo Nazario Rocca venne a San Lazzaro per darmi gli ultimi ordini minori, si era durante la guerra, e venne qui, ecco, perché veniva ogni tanto il cardinale Nazario Rocca, veniva a fare passeggiate, veniva con la macchina, la portava subito di là dal paese, poi faceva a piedi fino alla Cicogna. Una volta lo invitai perfino dentro, ecco, per dire San Lazzaro era nel cuore dell'arcivescovo, e così a me faceva piacere, ecco, sentire che questo in qualche modo mi inseriva anche ancora di più nella diocesi. Sono grato a San Lazzaro e sono grato a voi. Arrivederci.